In questo nuovo appuntamento settimanale dedicato ai libri abbiamo il piacere di incontrare nuovamente nei nostri studi in collegamento Skype una concertista di pianoforte, musicologa, scrittrice e docente. Lei è Chiara Bertoglio e ci presenterà il suo ultimo libro. Ciao Chiara, benvenuta. Ben ritrovati e grazie per avermi invitata. Grazie a te. Allora, per Effatà Editrice hai pubblicato Inni alla gioia, storie di musica, di pace, di vita e di speranza. Allora, la copertina è molto bella, c'è questo bambino sorridente che, ecco, mima o suona una chitarra. Sono storie, come hai specificato tu nella prefazione, che davvero raccontano di come la musica possa essere un ponte per unire, la musica possa essere qualcosa che unisce, che dà speranza, che loda Dio, che porta la pace. Come è nata l'idea di mettere tutte queste storie insieme, Chiara? Dunque, innanzitutto devo ringraziare il quotidiano Avvenire con il quale ho collaborato per alcuni anni e che mi ha permesso di raccogliere e pubblicare le prime storie che hanno dato poi vita a questo libro. Essendo io una musicista, ovviamente sono sempre stata interessata a rendermi conto di come la musica potesse aiutare lo sviluppo umano e anche una crescita spirituale, sia in senso propriamente religioso, sia in senso più laico, per così dire. E via via ho cercato di conoscere e raccogliere testimonianze riguardo a realtà di questo tipo che si potevano realizzare in vari luoghi del mondo, in vari contesti, e che dimostrano il potenziale della musica come strumento veramente prezioso per creare sinergie per creare uno sviluppo e una crescita armoniosa dell'individuo. D'altronde, armonia e musica sono profondamente legate. Appunto, il filo rosso che tu hai scelto e che unisce tutte quante queste storie, appunto, è come la musica possa essere veicolo non solo di emozioni e di suggestioni, ma soprattutto possa essere qualcosa, un filo che unisca. Tante sono anche diverse le storie che racconti di musicisti con disabilità. Mi ha colpito a pagina 109 la storia di Emmanuel, appunto in cui esordisci scrivendo: molte persone giudicherebbero invidiabili i genitori di un ragazzo che a 16 anni parla tre lingue, suona il violino e gioca benissimo a golf, ha stabilito dei record di nuoto, studia latino e va regolarmente a messa. Molte persone giudicano assai meno invidiabile la condizione di genitori cui i figli sono portatori di sindrome di Down. Molte persone rimarrebbero stupite nel sapere che la prima e la seconda persona coincidono in qualche modo. E questa è la storia di Emmanuel, sottotitolo La meglio gioventù. C'è appunto questo comune denominatore, i musicisti con disabilità che danno qualcosa in più a chi disabile non è. Sicuramente, io credo che la parola disabilità sia molto fuorviante, nel senso che ognuno di noi è diverso da tutti gli altri e la normalità, tutto sommato, non esiste. Per cui sicuramente alcune condizioni rappresentano uno svantaggio per certi punti di vista, ma ognuno di noi parte con alcuni svantaggi nella vita, più o meno gravi. La grandezza degli esseri umani sta nel rendersi conto che questi svantaggi possono anche diventare delle sfide e delle opportunità che alla fine permettono di crescere più di quello che altri esseri umani avrebbero potuto fare. Per cui, ad esempio, la sindrome di Down, che è vista talora con paura, con diffidenza, con sospetto da tante persone, in realtà non impedisce di fare tantissime cose, di farle molto bene e anzi tante volte dà un quid in più di sensibilità, di allegria, di tenerezza che tante persone, tra virgolette, normali non hanno. Per cui, tra le persone di cui narro le storie, ce ne sono alcuni portatori di sindrome di Down e forse proprio questa sensibilità in più che molti di loro hanno li rende dei musicisti particolarmente raffinati. Emmanuel, violinista, è un esempio di questo, ma c'è anche un direttore d'orchestra del Venezuela, José Dávila Durán, che è un altro bellissimo esempio di credente, di persona con sindrome di Down, di direttore d'orchestra e di carattere solare che non può non contagiare chiunque lo conosca.
Sono davvero storie solari che contagiano il lettore, chi si avvicina a queste storie, chi le legge e chi le fa proprie. Sono storie, testimonianze che arrivano, ho notato, da ogni parte del mondo, dalla Siria, dal Kenya, da Kabul. Come hai fatto a trovarle? Come hai fatto a contattare i protagonisti, di queste storie? È un po' una caccia al tesoro nel vero senso della parola, perché sono tesori queste persone che ho potuto incontrare. Accadevano in tantissimi modi le scoperte e poi gli incontri. Talora leggevo un tweet, per esempio, che mi incuriosiva, oppure su un giornale una notizia, o attraverso amici sentivo parlare di una certa realtà. E poi mi mettevo a caccia. Purtroppo alcune cacce non hanno anche avuto successo, perché in alcuni casi avevo delle curiosità che poi non sono riuscita a conoscere fino in fondo, a portare a termine. Però, nella maggior parte dei casi, insomma, è stato bello poterle realizzare, e quindi ho avuto modo di parlare via Skype o via altri mezzi di comunicazione con queste persone. In alcuni casi naturalmente le ho incontrate di persona, però sono sempre stati degli incontri abbastanza straordinari e anche molto toccanti, per cui non ne sono mai uscita indifferente, ecco. Tu sei una persona che vive con la musica, che vive di musica, che vive per la musica. Che cosa ti hanno dato queste storie? Appunto, dicevi di non essere uscita indifferente dagli incontri con questi, testimoni di bellezza e di speranza. Direi che mi hanno dato una maggior consapevolezza del dono che ho ricevuto, non solo col mio talento musicale, che magari è inferiore a quello di molte delle persone che ho intervistato, ma anche con la possibilità di coltivarlo. Per esempio, se penso a una ragazzina afghana, direttrice d'orchestra con la passione per la musica, che ha dovuto affrontare tutti i suoi parenti che vedevano in modo molto negativo il fatto che una ragazza studiasse musica, e ha dovuto abbandonare la famiglia, addirittura essere ammessa in un orfanotrofio, pur non essendo orfana, insomma, pur di studiare la musica. Beh, allora dico, beh, sono stata veramente fortunata e ho anche una responsabilità. Mi ricordo, e non dimenticherò mai, un mio docente di conservatorio che un giorno mi disse: tu sei responsabile non solo del tuo talento, ma anche del talento di quel ragazzino che ha magari un genio 20 volte maggiore del tuo, ma che sta facendo il lustrascarpe a Bombay in questo momento. Non l'ho dimenticato mai, e direi che in questi casi ho incontrato persone che hanno dimostrato la verità di questa affermazione. Sono tante le storie che riporti in questo libro, tanti gli inni alla gioia. Ce n'è una alla quale sei particolarmente legata, una che ti è rimasta proprio nel cuore. Forse direi la storia del pediatra col violoncello. È un violoncellista che si è trasferito in un paese estremamente povero, essendo anche pediatra, ha voluto dare la salute, insomma, a tanti bambini, anche combattendo con molto coraggio contro le multinazionali farmaceutiche che davano agli ospedali dei bambini poveri dei medicinali che non erano ammessi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi, e la cosa anche bella era che lui non ha abbandonato il suo violoncello, ma faceva concerti, mi sembra, settimanali all'interno dell'ospedale, proprio per attrarre attenzione nei confronti dei suoi pazienti e avere poi i mezzi per curarli. Quindi questa persona è scomparsa, mi sembra, un paio d'anni fa, Bea Trinck, e credo che valga la pena di ricordarlo. Allora, io ricordo il titolo del tuo libro, edito da Effatà Editrice, che davvero consiglio ai nostri telespettatori. Inni alla gioia, storie di musica, di pace, di vita e di speranza. Lasciamoci proprio con un messaggio di speranza, Chiara, dopo appunto questo periodo difficile che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere di emergenza, sanitaria. Che cosa la musica, e faccio anche riferimento a quello che abbiamo visto da tanti balconi e da in particolare una terrazza a Roma, dove un ragazzo, un musicista, ha regalato momenti davvero di grande bellezza attraverso la sua musica a tutta l'Italia, ma oserei dire a tutto il mondo. Che cosa la musica ancora oggi può dirci, può testimoniare, può regalarci? Ma vorrei proprio partire dal titolo, Inni alla gioia, che è un riferimento anche all'Inno alla gioia di Beethoven, di cui tra l'altro quest'anno è un anniversario importante. Beethoven, a sua volta, potremmo definire una persona disabile perché era sordo, e ha attraversato questo periodo molto oscuro, un po' simile a quello che stiamo vivendo un po' tutti quest'anno.
Alla fine di questo tunnel ha trovato la gioia che non era una semplice vuota allegria, ma una gioia profonda che veniva anche dall'incontro con l'assoluto. Ecco, che la musica possa essere veramente uno strumento per incontrarsi con Dio e scoprire il senso della vita e scoprire che la vita può essere veramente uno splendore di gioia che attende tutti noi. Ti ringrazio per essere stata con noi, Chiara Bertoglio, musicista, concertista, musicologa, scrittrice e anche docente. Grazie, ricordo nuovamente il titolo del tuo libro, Inni alla gioia, difficile da dimenticare, e Fatà editrice. Grazie per essere stata con noi e perché no, al prossimo libro. Grazie infinite, buon pomeriggio.